Antonella Clerici, una delle conduttrici più iconiche della televisione italiana, ha avuto una carriera straordinaria, punteggiata di successi come La prova del cuoco e È sempre mezzogiorno. Ma altrettanto movimentata è stata la sua vita privata. Dalla storia in gioventù, con il collega Massimo Giletti, al primo matrimonio fallimentare, con il campione di basket Giuseppe Motta. Poi l'amore travolgente nel 2017 con Eddie Martens, con cui Antonella ha anche una figlia, Maelle. E infine le corna inaspettate e l'attuale relazione con l'imprenditore Vittorio Garrone. Antonella Clerici e il flirt con Massimo Giletti, finito male. Pare che tra gli amori di Antonella Clerici in gioventù ci sia stato anche il collega conduttore Massimo Giletti, anche se la storia non è finita particolarmente bene. Lui era ed è un uomo molto complicato, un capodanno è sparito, non so dove sia andato, ha raccontato Antonella. Mentre Giletti ha offerto la sua versione sulla fine del flirt. Dopo un anno, come ogni donna, Antonella, che non era più una ragazzina, desiderava una famiglia, un figlio, e io cominciai a stare male. Dentro di me la amavo, ma capivo che non mi sentivo pronto per vivere ciò che voleva lei e non avevo il diritto di renderla infelice. Così cominciai ad allontanarmi. Lei ha rispettato la mia scelta e ha smesso di cercarmi. Di certo sappiamo che la Clerici si è sposata molto presto, nel 1989, con il giocatore di basket Giuseppe Motta. Il matrimonio è durato appena 2 anni e in seguito la conduttrice ha riprovato, nel 2000, convolando a nozze con il produttore discografico Sergio Cossa. Pure in questo caso, però, l'amore è finito dopo appena 3 anni. Nel 2007 è arrivata la passione travolgente. Antonella si è innamorata dell'animatore turistico Eddie Martens, di 13 anni più giovane di lei. Contro ogni pronostico, i due sono rimasti insieme a lungo e hanno avuto anche una figlia, Maelle. Ma nel 2016 la loro relazione si è conclusa nel modo peggiore possibile. Eddie l'ha tradita, con tanto di fototestimonianza uscite in esclusiva sulla rivista Chi. Eppure a distanza di anni, oggi la Clerici non sembra serbare più rancore. Archiviata la delusione, Antonella Clerici ha saputo rimettersi in gioco in breve tempo. Nel 2016 ha iniziato a frequentare l'imprenditore petrolifero Vittorio Garrone, con cui oggi convive nella tenuta Basini ad Arquata Scrivia, in Piemonte. Lui è diventato il secondo papà della piccola Maelle, a cui è legatissimo, mentre Antonella si è affezionata parecchio ai 3 figli di Garrone avuti con l'ex moglie. Ma tra tanti amori e soddisfazioni, la Clerici nella sua vita ha dovuto affrontare anche un dolore grandissimo: la perdita della mamma, la signora Franca, venuta a mancare.